appena l'inaugurazione di questo distributore di acqua purificata per la conclusione di un progetto sulla natura e sull'ambiente. È il nostro ottavo progetto, che è naturalmente il completamento di un progetto un po' più grande che fa parte del nostro core, della nostra società, che fa impianti a risparmio energetico, per cui ci sembrava naturale e fisiologico completarlo con questa nuova idea. La problematica dell'acqua in Abruzzo è molto importante, soprattutto adesso in cui, insomma, il terremoto, disastri ambientali hanno portato veramente in ginocchio la nostra economia e anche la possibilità di fare manutenzioni importanti sulla rete idrica, per cui il controllo fatto anche da noi privati credo possa essere molto importante per tutta la cittadinanza. Facciamo le analisi dell'acqua sia in ingresso che in uscita alla nostra macchina ogni 3 mesi. Ci stiamo specializzando e abbiamo selezionato dei laboratori veramente in gamba e accreditati soprattutto per queste cose. Rientra tra i vari progetti che anche l'amministrazione sta portando avanti di sensibilizzare i nostri studenti a rispettare l'ambiente in cui vivono, e ovviamente l'acqua è uno degli elementi essenziali del nostro ecosistema, e quindi li sensibilizziamo al rispetto di questo elemento per far sì che si inquini il meno possibile. Colgo anche l'occasione per comunicarvi che il 5 giugno ci sarà la giornata dell'ecologia, e dove anche tutte le scuole parteciperanno per dare una mano a pulire il territorio in cui viviamo e la nostra città.